Carissimi horror maniaci, ma non è adorabile, guardatelo, che carino! Comunque, salve a tutti, carissimi horror maniaci, io sono Sebastiano, lui è Leone il cane fifone e questo è Horror Box. Leone il cane fifone era una famosissima serie animata che andava in onda qualche anno fa sul canale televisivo Cartoon Network. La storia era una dark comedy che seguiva le vicende del cagnolino Leone e dei suoi padroni, una coppia di anziani contadini, la premurosa Marilou e il burbero Giustino. I tre vivevano nella fittizia cittadina di Altrove e trascorrevano le loro giornate tra pericolosi attacchi di mostri, alieni e demoni. Leone, in ogni episodio, cercava di sventare il pericolo. Il creatore della serie, l'americano John R. Dilworth, ha raccontato di essersi lasciato ispirare dai classici dell'horror e del sci-fi per quanto riguarda i temi trattati all'interno della storia. Per l'estetica dei disegni, invece, si lasciò ispirare dai Looney Tunes e dall'arte surrealista di Salvador Dalí. Ma nel corso del tempo sono sorte numerose teorie tra i fan della serie. Iniziamo con quelle che trattano le origini di questo cartone animato. Una delle teorie che ha preso più piedi in questi ultimi anni è quella secondo la quale l'abitazione di Leone, il cane fifone, ricordi incredibilmente un'abitazione nei pressi della cittadina di Truth or Consequence nel Nuovo Messico. Secondo alcuni utenti su Reddit, la casa di Leone, Marilou e Giustino sarebbe ispirata al luogo nel quale il serial killer David Parker Ray aveva rapito, torturato e ucciso più di 60 persone. Questo assassino inoltre comprò ed insonorizzò un rimorchio per camion, nascondendoci vari oggetti utilizzati per torture sessuali, tra cui fruste, cinghie e catene, motivo per il quale venne chiamato The Toy Box Killer. Il criminale aveva addirittura dotato la stanza di uno specchio, in modo che le vittime potessero assistere alle sue torture, a cui faceva assistere anche i suoi cani. Dopo numerose indagini, Ray venne condannato per tortura e rapimento nel 2001. Un'altra teoria molto gettonata è quella che riguarda la storia dei coniugi Patterson, avvenuta nel quartiere di Kern Place a El Paso, Texas. Era il 1975 e i coniugi William e Margaret Patterson vivevano tranquilli nella loro dimora. William era scorbutico e rabbioso come Giustino, mentre Margaret amorevole come Marilou. La coppia scomparve nel maggio del 75 dopo la visita di una vicina. Si tratta di un caso ancora aperto per il Dipartimento di Polizia di El Paso. Il mistero ha dato vita a numerose teorie. L'ex sceriffo di El Paso, Leo Samaniego, crede che William e Margaret fossero spie. C'è chi pensa che i due siano stati brutalmente uccisi, altri parlano di un rapimento da parte degli UFO. Secondo altre persone, invece, questi hanno lasciato la loro abitazione semplicemente per una vacanza. Nonostante i numerosi avvistamenti nel Nuovo Messico, i Patterson vennero poi dichiarati morti. Qualche anno dopo, però, arriverà la confessione di un ex inserviente dei coniugi, Reinaldo Nangari, che fino a quel momento era rimasto in silenzio perché temeva la deportazione. L'uomo riferì che alla scomparsa di William e Margaret avrebbe ripulito del sangue nel garage. Nella confessione poi afferma inoltre di aver visto un socio di William mettere un lenzuolo insanguinato nel bagagliaio dell'auto. Nangari sarebbe morto un paio di anni dopo in un misterioso incidente d'auto. E ora parliamo delle teorie che non solo riguardano l'origine della serie, ma l'intero significato dell'opera. Leone è Cerbero. Secondo questa teoria, Altrove simboleggia l'inferno. Giustino è Lucifero e Leone è Cerbero, che sta ai comandi del suo padrone. Marilou invece in qualche modo simboleggerebbe l'umanità che viene tentata dai demoni. Un'altra teoria riguarda il punto di vista di Leone e i mostri che in ogni episodio il cane combatte. Chi la sostiene ritiene che i minacciosi demoni siano frutto dell'immaginazione del cagnolino rosa. Una conferma la si può avere nel 25esimo episodio della quarta stagione, dal titolo Perfetto, che vedremo più avanti in questo video. In breve, questa teoria sostiene che i mostri non siano altro che opera della mente di Leone, che ha sviluppato una realtà alternativa poiché non conosce altro al di fuori della dimora dei suoi padroni, troppo vecchi per fargli conoscere il mondo esterno. Ma questa la ritengo un 50-50 perché, nonostante andremo ad analizzare l'episodio Perfetto, c'è un altro episodio che andremo ad analizzare dove Leone effettivamente va in un'altra città.
Questa serie ha sempre generato una marea di controversie, soprattutto per il suo contenuto ritenuto non adatto a un pubblico di bambini. Voglio dire, non è che venivano mostrati degli snuff movie. C'erano delle scene un po' più inquietanti, ok, ma finito lì. Fatto sta che nel corso dell'intera serie sono usciti degli episodi che, per la maggior parte del pubblico, sono inquietanti. Al quinto posto abbiamo Il demone del materasso, dove Marilou, stanca ormai di dormire sul suo vecchio materasso malandato, ne acquista uno nuovo. Leone ha già intuito che all'interno del nuovo materasso si celano delle minacce. Al suo interno, infatti, si cela un demone che prenderà possesso di Marilou. E ovviamente l'unica soluzione è ricorrere a un esorcismo. Infatti questo episodio è un chiaro riferimento al film del 1973 diretto da William Friedkin, L'esorcista. Nel corso della puntata vediamo scene che ne ripropongono le atmosfere. Una tra tutte è Marilou che ruota la testa di 360 gradi, per poi farla staccare dal corpo, o che vomita addosso a Giustino. E meno male che non hanno fatto riferimenti alla scena del crocifisso. Al quarto posto abbiamo Perfetto. Si tratta dell'episodio che va a chiudere la serie di Leone, lasciandoci un importante messaggio su cosa significa essere perfetti. Nella puntata tutto sembra andare storto al nostro piccolo cagnolino rosa, che non riesce più a svolgere le più semplici commissioni quotidiane. Questa situazione porterà Leone ad avere una profonda crisi di identità, che peggiorerà notevolmente con l'arrivo della misteriosa perfezionista, un'insegnante che invece di aiutarlo a ritrovare la sua autostima, lo bacchetta senza pietà, ricordandogli costantemente le sue imperfezioni. Il malessere di Leone si manifesterà anche con delle sequenze oniriche. E proprio qui ci sono delle parti che vengono ritenute incredibilmente inquietanti. In questo sogno un essere umanoide, che secondo molti ricorda un feto, ma secondo altri rappresenta la tomba di Giustino, sussurra delle parole inerenti alla sua perfezione al Leone. Al terzo posto abbiamo Leone nella grande e spaventosa città. Marilou vince un concorso musicale e potrà suonare in un teatro di New York. I tre vengono così accolti dallo scarafaggio Schwick. Ben presto Leone sarà ricattato dallo squallido scarafaggio, che lo minaccerà. Il cane sarebbe dovuto andare a recuperare un pacco o questo avrebbe ucciso i suoi padroni. Il cagnolino dovrà quindi muoversi tra lo squallore e il degrado urbano della città, arrivando alla fine in un palazzo abitato da creature mostruose, come King Ghidorah, arcinemico di Godzilla. Tra gli abitanti dell'edificio c'è anche una dolce ragazzina bionda, che è di spalle a suonare un violino. La sua presenza sembra rassicurare Leone. Peccato che non appena questa bambina si volta, mostrerà la sua vera natura. Al secondo posto abbiamo il fantasma del plenilunio. Giustino non sembra essere molto propenso a lavorare la terra per far crescere delle verdure. Anche perché non so se se ne sono accorti, ma sono nel deserto! La sua incapacità porterà al verificarsi di una serie di inquietanti eventi. E ben presto Leone e la sua famiglia si renderanno conto che la loro casa è infestata dal fantasma del plenilunio. Per realizzare il volto del fantasma, gli autori hanno digitalizzato il volto di Peter Fernandez, doppiatore che ha prestato la sua voce a molti personaggi della serie. Il risultato è un'enorme testa bianca con occhi e bocca neri. Lo stesso Fernandez in seguito avrebbe prestato il volto e la voce all'albero magico, uno dei personaggi a detta del pubblico più agghiaccianti della serie. E al primo posto abbiamo Fred lo Strambo. Fred lo Strambo è un pazzo maniaco con il sorriso sempre stampato sul volto. Secondo alcune fonti, questo sarebbe la rappresentazione di una persona realmente esistente. Un pazzo che è riuscito a scappare da un manicomio, ancora oggi, ricercato dalle autorità. Molte sono le storie che girano sul suo conto. Solitamente si parla di intere famiglie massacrate. Il killer aveva dei capelli biondi, spettinati e un sorriso a 32 denti, sempre stampato in volto. E la domanda che si è generata tra i fan nel corso degli ultimi anni è: perché è stato cancellato Leone il cane fifone? La serie, sebbene apprezzata da fan e critica, venne cancellata dopo 4 stagioni a seguito di un'orda di mamme inferocite, scandalizzate di fronte a uno degli ultimi episodi della 4ª stagione, dove Leone aiuta due ragazze, una coniglietta abusata dal fidanzato e una gatta, a coronare il loro sogno d'amore. Si dice che l'episodio abbia causato indignazione a causa di contenuti omosessuali e di violenza domestica. Questo cartone animato si è sempre caratterizzato per le sue atmosfere inquietanti e surreali.
ha da sempre generato controversie, a partire dal suo materiale di ispirazione. Ma nel bene o nel male resterà sempre uno dei cartoni animati più amati della nostra infanzia. Detto questo, io e il piccolo leone vi salutiamo e ci diamo appuntamento ad un prossimo video.